Buongiorno a tutti, pace e bene e bentornati al nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 13 aprile, ricordiamo San Martino Papa. Ascoltiamo. Martino nasce a Todi, nell'Umbria, e studiò a Roma. Sacerdote, venne mandato come nunzio apostolico a Costantinopoli da Papa Teodoro e quando questi morì venne chiamato a Roma per succedergli. Da Papa dovette presto affrontare l'eresia che dilagava. Si discuteva infatti sulle due nature divine, questione già affrontata nel Concilio di Calcedonia e nel quale si stabilì la coesistenza nel Signore delle due nature, umana e divina, per poter salvare pienamente l'uomo. Papa Martino indisse un sinodo a Roma, cui parteciparono alcuni teologi greci dissidenti, e dove espose al venerando consesso la triste situazione e condannò gli eresiarchi principali, il patriarca Sergio, Paolo e Pirro, e inoltre mandò un suo nunzio a Costantinopoli. L'imperatore Costante II, che appoggiava gli eretici, inviò in Italia l'esarca Olimpio per catturare il Papa e condurlo in Oriente. Fece di più. Cercò di ucciderlo mentre celebrava la messa a Santa Maria Maggiore. Nel momento di ricevere l'ostia consacrata dalle mani del pontefice, il vile sicario estrasse un pugnale, ma fu colpito da improvvisa cecità. Olimpio si convertì e si riconciliò col pontefice. Ma l'imperatore Costante inviò un nuovo emissario che prese prigioniero il Papa e lo portò a Costantinopoli. Con questo viaggio iniziò il suo martirio. Privo di acqua, esposto per un intero giorno ai pubblici insulti, denudato ed esposto ai rigori del freddo, carico di catene, venne rinchiuso nella cella riservata ai condannati a morte. Fu condannato e Martino venne condotto prigioniero a Kherson, nella penisola di Crimea, dove morì martire del dovere per la difesa della giustizia e della verità il 16 settembre del 665, dopo 6 anni di dolorosissimo pontificato. Il suo corpo venne sepolto provvisoriamente in una cappella della Beata Vergine e poco dopo venne trasferito a Roma. Martino I Papa, una vita spesa anche a fronteggiare quelli che erano i dubbi della fede, soprattutto per quanto riguarda il Gesù Cristo, la sua natura divina e la sua natura umana. Oggi per noi queste sono cose scontate, scontate a tal punto che noi neanche forse ci poniamo al cospetto di queste verità. Gesù che in sé aveva una natura umana e una natura divina. Che cosa ci dice questo ancora oggi? È qualcosa che ci provoca, qualcosa che ci stupisce o qualcosa che ormai è diventato talmente scontato che neanche ci sorprende più? E invochiamo la protezione di San Martino, la sua intercessione proprio per questo. Lui ha dovuto combattere e giocarsi la vita su queste cose, cose che magari noi non assaporiamo neanche più. Allora la domanda che io rigiro a tutti voi oggi, che vuol dire che Gesù aveva una natura divina e una natura umana? Perché non una sola? E poi, come stavano insieme queste due nature? Quando è che Gesù era Dio? Quando che emergeva più il lato umano? Vi siete domandati queste cose? Sono per voi scontate? Sono banali? Io dico di no e vi lancio anche questa sfida, quindi. Approfondite la natura divina e umana di Gesù e preghiamo San Martino perché possa ispirarci a non essere banali al cospetto di questa verità. San Martino, prega per noi.